Buongiorno, sono Gabriella Capozza e il lavoro che mi accingo a presentare si intitola La poesia di Isabella Morra nel panorama letterario rinascimentale. Nel panorama letterario rinascimentale, la poesia di Isabella Morra si colloca, seppur in maniera non strettamente conforme, all'interno di quel petrarchismo di stampo femminile a cui afferiscono poetesse quali Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Veronica Gambara, Veronica Franco, Tullia d'Aragona e che istituzionalizza la poesia petrarchesca nella sua dimensione interiore definita attraverso un raffinato esercizio retorico. La poesia di Isabella Morra, carica di una singolare intensità e strettamente connessa a una dolorosa esperienza biografica, appare un unicum nel contesto letterario del tempo. Il nucleo genetico della produzione poetica della rimatrice è da rintracciare nello scontro irrimediabile che si consuma tra un animo sensibile e desideroso di aprire i suoi orizzonti geografici, culturali, sociali, affettivo-sentimentali e la chiusura di una terra periferica, qual è quella del piccolo borgo lucano di Favale, legata a valori e mentalità primitive. Infatti la poesia e la vita della Morra si snodano intorno al costante dialettico binomio speranza-sconforto, nella febbrile e purtroppo vana attesa di un evento risolutore che possa consegnarla a una condizione di pacificazione. Ma la tragica vita di Isabella Morra troverà un destino di morte per mano dei fratelli a causa di una sua presunta storia d'amore con il già coniugato castellano Don Diego Sandoval de Castro. I fratelli, difatti, scoprono alcune lettere e poesie fatte recapitare per mezzo del pedagogo a Isabella per incarico di Diego Sandoval, il castellano di Bollita, e da questi scritte sotto il falso nome della moglie, Antonia Caracciolo. Considerate una prova della relazione tra i due, i fratelli si vendicheranno brutalmente, ponendo fine prima alla vita del pedagogo, poi a quella di Isabella e infine a quella di Sandoval. A innescare la furia omicida dovette avere un certo peso anche il fatto che Sandoval fosse spagnolo, appartenente quindi alla sfera dei nemici dei Morra dichiaratamente filofrancesi, che aveva costretto il padre all'esilio. Favale, l'attuale Valsigni, il paese in cui condusse la sua esistenza Isabella Morra, apparteneva a una terra isolata non soltanto da un punto di vista culturale, ma anche geografico, proprio perché circondata dai monti Calabraro e Coppola e dal selvaggio e ampio territorio del Pollino. La sua gente scarsa e rada, già stremata da guerre, peste e fame, veniva vessata dal dispotico potere di molti nobili veri e propri feudatari. In tale difficile contesto e in tale prospettiva storica va a collocarsi l'esperienza di vita della rimatrice, consumatasi sotto il segno del sospetto, dell'incomprensione e della solitudine. L'esile canzoniere, nato in una terra del meridione esclusa dalle dinamiche del più fervente Rinascimento, eppure non esente da contaminazioni derivanti dai modelli poetici del tempo, consiste in 10 sonetti e 3 canzoni, attraversati da un senso di dolore e una tensione alla libertà. La poetessa avverte con impietosa consapevolezza lo scorrere inesorabile del tempo, che consuma la sua verde età senza poterle donare le gioie che a quel tempo intrinsecamente appartengono. Di qui un rovesciamento delle posizioni petrarchesche, non lo struggimento per l'irrinunciabilità del richiamo delle gioie terrene, ma lo struggimento per l'irrimediabile esclusione da esse, reso ancora più intenso dalla coscienza della caducità dell'esistenza. Si tratta quindi di un petrarchismo profondamente riformulato. Per quanto molteplici ed espliciti risultino essere i richiami a Petrarca disseminati lungo tutto il canzoniere, la rimatrice allora ripone le sue speranze nella pietà del re di Francia, Francesco I, presso la cui corte viveva esule il padre Giovan Michele Morra. Il re viene definito Alto Re e ammantato di connotati salvifici.
In quelle terre d'Oltralpe, Isabella avrebbe voluto trasferirsi per trovare un'appagante collocazione umana e culturale che le veniva negata nelle vil ed orride contrade dove conduceva la sua misera esistenza. Tale speranza è destinata ad infrangersi sotto i colpi della rea sorte, e questo porta Isabella a invocare gli dei affinché attraverso giuste nozze le donino libertà. Ripone ancora le sue speranze nell'agognato ritorno del padre dalla corte di Francesco I, che porta Isabella, in attesa trepidante, a protendersi sul monte, anelando di scorgere la vela salvifica. D'un alto monte si scorge il mare, miro sovente io, tua figlia Isabella, s'alcun legno spalmato in quello appare, che di te, padre, a me doni novella. Si coglie ancora un intenso desiderio di raggiungere la gloria che attiene ai poeti, racchiuso nel perentorio ed efficace verso "e queste chiome cingerò da loro". Dell'indomabile dolore della poetessa, dettato dalla impossibilità a raggiungere una qualche forma di appagamento, si fanno testimoni muti e indifferenti la natura inospitale e la valle selvaggia del Sinni. Il fiume Siri, un tempo il confidente di un'anima infelice, il confidente di un'intima infelicità a cui la poetessa si rivolgeva direttamente utilizzando il vocativi Siro mio amato, ora che le speranze sono naufragate, diviene il torbido Siri a cui affida la preghiera di render noto al padre, se mai farà ritorno a Valsinni, la sofferenza priva di consolazione che ha afflitto il suo animo ora che sente l'imminente arrivo della morte. Torbido Siri del mio mal superbo, or ch'io sento da presso il fine amaro, fa tu noto il mio duolo al padre caro, se mai qui il torna il suo destino acerbo. All'alma stanca, vittima dei fieri assalti di crudel fortuna, a cui sono stati negati i sinceri rapporti interpersonali, l'affetto del padre, la gioia di un marito e dei figli, ogni possibilità di riconoscimento letterario e ogni beltà mortale, non resta che affidarsi al mar della beltà di Dio, quale unica possibilità di conforto e di pacificazione. E a Cristo chiede che le sia concesso di essere la sua fida amante. Le canzoni di lode al Signore e alla Vergine, rievocano la scrittura petrarchesca soprattutto nei moduli formali e nell'esito mistico-religioso, rivelando tuttavia caratteri fortemente personali, in cui i canonici stilemi di misura, grazia e decoro appaiono segnati da una specifica intensità emotiva. La cifra della sofferenza, priva di consolazione, determina uno stile poetico amaro, aspro e dolente. Il petrarchismo di Isabella Morra risulta essere, come è stato in più sedi definito, un petrarchismo più di forma che di contenuto. Diversi appaiono la poetica, i contenuti, gli approcci alla vita, la condizione esistenziale, l'intero sistema di pensiero. Il codice petrarchesco, intriso di un pathos personalissimo, si rivela non altro che un insieme di recuperi lessicali. Nell'esperienza umana e poetica di Isabella Morra si possono leggere le contraddizioni di un'intera epoca che vede convivere i mirabili percorsi di civiltà e le arretratezze di una realtà posta al margine della storia. L'esperienza tragica di Isabella Morra, espressione delle contraddizioni di un'epoca, trova però il suo riscatto nell'immortalità di una poesia che diviene atto di ribellione talmente intenso e potente da riuscire a varcare i confini temporali, quelli di un rinascimento tutt'altro che monolitico, e i confini geografici, quelli dell'antica favale, e giungere sino a noi.